Siamo per fa? Il sushi! E già partiamo male in realtà, perché non abbiamo idea di che cosa fare. No, non è vero! Invece, questo lo facciamo. Cosa? Questo. Invece che questo coso qua ci mettiamo tipo. Verrà proprio così, esattamente. Sì, faremo un riso un po' alla San Fasò, però sarà, lo amiamo lo stesso. La prima cosa che dice è 4 foglie di alga nori. E quella già ci manca! Allora, prima cosa che ci serve è lo sugo per il mare di base. Per arrotolare tutto. Marianna che si arrampica cercando non so che cosa. No, bene. Serve olio di semi. Che altro ci serve? Ah, e polpo, perché il polpo non serve per il sushi, serve a fare takoyaki. In takoyaki Philadelphia. Che poi stavo pensando che sto tutti sponsoro qua. Riso, ovviamente il riso ho preso veramente a cavolo perché non sappiamo. Non sappiamo quale prendere. Farina, che non lo capivo, sempre per i takoyaki. Erba, cipollina. Sempre per i takoyaki. E questi, perché dato che stiamo facendo questa cena un po' così come capita, abbiamo preso anche i vermicelli di riso. E in teoria c'era anche il salmone. È vero, eccolo. Abbiamo preso anche il pollo, perché almeno così facciamo anche i chicken roll, se mettesse a fuoco sarebbe fantastico. E il salmone. Cosa? Eccola. Ah, porca vacca, è vero. Usciamo di nuovo. Usciamo di nuovo a comprarlo? Non è ti prendere, quindi non mangio. Allora, non partiamo male perché credo che abbiamo sbagliato il riso. No. Già partiamo male perché il riso è quello sbagliato, doveva essere più palleggiante. Ma non questo... esiste palleggiante. Ma è tutto così. È tutto così. Il riso è così, il riso c'è, cioè questo tipo di riso in Italia, siamo razzisti e ci attacchiamo. E questo c'era. E questo. Vabbè, fa niente, ci arrangiamo. E fa niente, e se pure rimanere. No, vogliamo mettere il riso, io faccio un altro tipo di riso, vediamo se si possono. Abbiamo la formina per i takoyaki. Allora aspetta, serve una bilancia, quanto mettiamo a testa? La bilancia sta là, devi liberare le cose da lì e... Rimasto sempre 4 metri! Allora... Tanto metro, tanto metti. Tanto metti. E così, a cacchio. Sì, tanto metti. A cacchio, come solito. Però aspetta, ci sono altre cose. Allora, metti qui. Ok. Mettiti tanto quanto è... Aspetta. Allora, però si mette l'acqua. Gli ingredienti per 4 persone dice 500 g di riso per cucina, una varietà 4 cucchiai di aceto gusto delicato, l'aceto di riso. Sì, no, Ok. Qualcuno non l'ho acceso. Ok. Ila, vuoi farlo tu? No. Ma continua a fare, no, devi sciacquare il riso. No, no, io vedo. Ok, allora vediamo se hai studiato. A che serve fare questa cosa? Altumella prima. Esatto. L'ha detto Mella prima. Per togliere l'amido, esatto. Per 10 minuti. Toglierlo dal fuoco, sì. Lasciare riposare il riso. Sì, ma 10 minuti da quando la pentola bolle o 10 minuti così a prescindere? Io penso da quando l'acqua bolle. Facciamo 10-12 minuti. Piglia delle sti 2 minuti in più, vai. Dai. Allora, intanto il riso sta cuocendo. Qua cuoce l'acqua per fare cosa? Spaghetti di riso. Per fare spaghettini di riso. Che stiamo facendo il brodo per? I takoyaki. Per i takoyaki. Perché dato che ci piacciono le cose facili, qua sono in elaborazione i takoyaki. Stiamo vedendo la pastella. Ok. Poi col brodo sarà davvero una pastella. Adesso non sembra, però insomma. Ora è farina con un uovo. Era un po' vaga. Ok. No. È un po' carente, se ti faccio la torre di l'ombra risulta. Infatti adesso ne mettiamo. Ok, il brodo è andato, il riso sta ancora, ci sta salutando dal fondo della pentola. L'acqua sta bollendo. Ok, uno è andato. Se il riso viene con muso si attacca meglio. Esatto. Sì, ma dovrebbe venire prima cosa. Ah, quindi sì. La pastella sta più o meno uscendo. Ma bella. L'erba cipollina l'ha messa dopo. Dopo. Tu dopo l'ho messa. No, ora mi sa. L'ho messa ora. Metti l'erba cipollina, vai. Aspetta, prima dobbiamo finire il brodo. Ok, intanto Marianna opera con gli spaghetti. Ma guarda che fermate, fruttano un sacco sti cosi. Ne metto tre. Metto tre. È un assaggino. È un aperitivo, dai, un aperitivo. Allora. Tre di sti, dei cosi di riso. Però questo non si va a fare. Guarda la professionalità di questa femmina. Pure quelle bacchette butta le zuccole. Butta le zuccole, ti è. Mamma, guarda. Cioè, cucinare con le bacchette a un livello. Ma con mi mamma? Sì, ciao. Vai, tutorial. Questo arancione. Tutorial.
Oh, how to spell. Mi passerà una mano io. Tanto niente, dai, ce n'è un'altra. È un pela patate, Ilaria. Wow, veramente. How to use a pela patate. Magico! Sì, la i fretti sono cotti, cioè non vorrei di niente. Vai, Ilaria. Metti la manina con una zappa. No, io ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Dove è andato? Vogliamo far cambio, no? No, 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 io sento! Beh, scusa, descrivi, chef, descriva il suo piatto. Allora, il mio piatto è spaghetti di riso, fatti molto prima delle verdure saranno crude, che sono state scappate. Carote crude. Però l'uovo sarà buonissimo. Quindi salsa di soia. E salsa di soia. Quindi l'unica cosa cotta sono l'uovo e gli spaghetti. No, anche e anche le zucchine. Quanto? 22 e 8. 8. Tra le 22 e 20 possiamo cominciare a fare il riso. Ok, il riso è pronto, sembra buono all'apparenza. Deve essere. Sembra pronto. Sembra pronto. Guarda, guarda la pochetta. Sembra carino. Sembra carino. Ora deve raffreddare per 20 minuti. 12 minuti. 12 minuti, ok. È troppa, Mari! Non è troppa, deve coprire tutto. Sì, secondo me sono troppe tutte insieme. Dovevi farne solo metà. Ah, vabbè. Che cosa? La l'ho messa, però non si vede. Sorry! Vabbè. Sono rifato. Ok, adesso devo ricordarmi. Devo ricordarmi la tecnica giapponese. Guarda che mi sei. Ecco, bravo, Ilario. Non è che fosse carino. Prova un altro, che non è quello si è spappato. Questo lo mangio io, quello è mio. Ok, ma quindi... non è ancora. Ma non è ancora. Però si sta facendo, cioè potremmo mangiarlo anche popolato. Volendo. Vai! Te l'ho detto che andavano fatti cuocere un po' di più. Tanto questi qua stanno aspettando. Vai. È che dobbiamo solamente rigirarle. Dai, ci vuole solo pazienza. Un altro è venuto bene! Bene, perché i primi quattro erano. I primi quattro erano di prova. I primi quattro però se li dividiamo, li mangiamo adesso. Uno struppio a testa. un piccolo figlio incidente. Vabbè, dai. E che non lo ami? Perché il cucchiaio è. Ah, guarda quest'altro a palletta! Di caso sì. Bravo. Prima è brava. No, aspetta, te non ti sono bene. Questi sono bellissimi. È buono. No, è vero. Me l'ha fatta in palestra, secondo me. Mi buffa la lingua a casa. Come hai fatto a bruciarti la lingua in palestra? Scusami. Non era una cosa. Vuoi lasciare un commento a questo? Signor Mones, vuoi lasciare un commento a questa cosa? Signor Salla, lo sa che questo tra poco sarà il suo vestito, diciamo? È Babbo Natale, signor Salla. Va bene che lei è nordico, probabilmente. Ilaria, smettila di sniffare tuo marito. Ilaria, questa è una molestia. Non sniffare il salmone. Ilaria, pianta. Allora, coprite con un sottile strato. Aspetta, basta. Io non ho dovuto fare così. Vai. Non mi puoi dire per lei. Allora, così. Un piccolo strato di riso. Tutta quanta la dobbiamo coprire? Lasciando due margini liberi. Ah, ok. Con il tipo da qua a qua. Ok. No, ho detto un sottile strato. Ho capito, però almeno ce lo devi girare, però. Non ho capito, sottile strato, io faccio sottile. Devono specificare come quanto sottile, quanti millimetri vogliono questo strato. Ho capito, non è che te possono ti dare un abbondante strato, se no devi fare il palo dalla luce. Basta, lo vedi che è fatto uno strato sottile. Quello che io ho detto da Arianna. Facciatevi girare. Arianna insiste, non è così. Meglio abbondare.
Disponete ancora sodo di riso. No, perché la camicia. Vedi che c'ho ragione. Coprite con il vetriolo. Che non abbiamo. Che non abbiamo. Gambe. Che non abbiamo. Che non abbiamo. Salmone. Allora, in modo che siano due strati. Cioè che te ne rimanga per metà, perché un altro lo facciamo con la Filadelfia. Riprendi. Dai, riprendi. È già attivato, stai. No! Secondo me la prossima volta te l'ho detto che veniva a comprare quello in scatola. No, ma no, non mi piace, questo qua è buono e tutto sfigato. Oh, e lo lecco. C'era affumicato. È sta il limone. Che cacchio sta qua? E sta copiato. Però è la proposito che abbiamo scoperto che l'aria non può fare il cameraman. Non può fare il cameraman volendo. Allora, per arrotolare il sushi, vai Veronica. No, 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 aspetta, aspetta, sì, aspetta. Sì, 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 no, sì, non sì, devi mettere questo, credo, non sì, credo. Sì, 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 vai, vai, vai. Devi, cioè, scusami, devi mettere lo sugo sopra. Non lo so, c'è proprio. Ma non credo, poi come ce lo levi, scusami. Così, eh sì, però si srotola. Si srotola. No. Ecco, ve l'ho detto. Caccia i cucni. Perché è bello, eh? Beh, bello, bellissimo. Però forse è come i takoyaki, cioè che il primo è venuto un po' così. Per me questo è un 10. Tra le 6 mesi. Ma se ne riesci a fare 4, è il grasso che cola. È il riso che cola. Se crediamo nella forza del... È rimasto qui il riso! C'era nella la palanca! Non sta qui! Premere, non sei troppo delicato. Per i friendly! Porco Dio! Io con le mani in che c***o! Ma che... Vabbè, fa qua! Vai convinto però! Riproviamo! Allora, vai! Va bene! Prendete e mangiatene tu, Marianna! L'ha fatto? No, guarda che ha fatto! Sta facendo? Ma che fai? Secondo strano. Ma almeno mettilo sull'altro riso, che almeno viene più spesso, no? Allora, se... Raga, 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 raga. Zitta, attenta, vediamo numero 2. Vai, vai, vai. Credi nella forza del sushi. Credi nel cuore del sushi. Pensa al codron, alle gomitate, al dolore. Aspetta, che questo è più di precisione. Dove devo pensare? Oh! Non ti splappare, non ti splappare, non ti splappare, non ti splappare. Veronica, sei tutti. Mi sento così sottosissimo. Tipo esame. È più difficile va questo che esame, da sicuro. È più difficile va questo che laureasse. Oddio. Senti, me ne parliamo quando mi sono laureata. Wow! 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 Buono! Lo stesso di prima. La prima, però se te lo taglio non sarà così bello. Però aspetta, fai la faccia da vincitrice. Però
effettivamente per educazione, cioè per tradizione il sushi va mangiato con le mani, eh. Quindi siamo educate. Quelli centrali è tuo, Ari. È mio quella bestia! No raga, io non gliela faccio. Ritaglialo. Ok. Ah no, se è buono è buono, l'unico problema è che abbiamo tipo battezzato la tavola. Eppure per terra, eppure la cucina, eppure i soffitti, eppure quelle, eppure quelle piastrelle che in realtà l'abbiamo appiccicate con il riso. Infatti si sta chierando perché questo riso non si appiccica. Se non metti questo qui, family, molto family friendly, su il canale, io non lo so, che riscono.